Ciao a tutti, dopo un altro periodo di assenza torno per farvi vedere le poche creazioni che ho fatto ultimamente. E non perdiamo tempo, comincio dal primo lavoro che vi voglio far vedere, che diciamo è diverso da tutti gli altri perché mi sono buttata un po' su Touch in questo periodo, quindi le altre creazioni che vedrete sono tutte fatte su Touch. Mentre questa è l'unica fatta in tessitura ed è questo ciondolo qui, che non so quanto possiate vedere bene, ma è il ciondolo che mi dispiace, non mi ricordo il nome, ma è lo schema di Margherita 75 Margherita 75, e quello con i chaton e mezzetila, che io non avevo mezzetila, ho usato le Brix, mi pare. Avevo questi chaton della Swarovski un po' più altini, non so se vedete, e lei usava al centro un cabochon da 16, mi pare, mentre io ci ho messo una perla piatta di labradorite. E poi ho fatto tutto su queste tonalità delle perline, vedete, tutte multicolor. E mi piace moltissimo, infatti ho visto il tutorial, ho detto no, il giorno dopo ho detto no, devo vedere se ho in casa i materiali per poterlo riprodurre, ed eccolo qui, molto molto bello, grazie Marghe. E poi mi sono buttata, come vi dicevo, su Tash. Vi avevo già fatto vedere un orecchino che avevo fatto e poi il lavoro successivo è questo qua. Non mi ricordo se l'ho fatto vedere da qualche parte, tipo su Facebook. È un ciondolo che ho fatto seguendo un tutorial online, avrei finito così, io non mi fido della colla, quindi tendo a cucire lo stesso l'alcantara sul retro. Qua abbiamo un rivoli da, mi pare, 12 color, dovrebbe essere crystal blue shade, qualcosa del genere, e su questi toni del blu, azzurro e grigio che poi si abbinava al vestito che ho messo al matrimonio di mio fratello, che era blu. Avevo la giacca grigia e ecco, insomma l'ho fatto apposta per cercare di farlo combaciare con il mio outfit e l'ho messo su questa catena qui che l'ho preso in fiera e l'ho rifinito con questo coso qua. Poi, siccome mi sono fatta regalare da mio marito un libro sul soutache, lì c'erano due creazioni che mi piacevano molto, però diciamo mi piaceva un elemento di una, un elemento di altra, e li ho uniti. Mi piaceva molto questa parte qui di un ciondolo e mi piaceva questa parte qui di un altro, quindi prendendo quello che avevo in casa, magari mi allontano un po', ho fatto questo ciondolo qui. No, non entra ancora, eccolo qua. Che fatto così, adesso torniamo più vicino così vedete meglio magari i dettagli. Qui ho fatto una lavorazione in questo modo con delle perline da 3, da 4. Mi pare questo dovrebbe essere un ametista, boh, una pietra dura. Comunque, qua ho messo questa goccia e dietro l'ho rifinito con finta pelle color grigio. E devo dire che è molto bello. Non ho ancora avuto modo di indossarlo perché devo ancora capire se lo voglio lungo, se lo voglio corto. Se avete dei consigli, sono sempre ben accetti. E quindi sta aspettando il suo giorno. Poi ho fatto un paio di orecchini proprio classici, classici, quelli la forma standard, insomma, soutache, che sono con le pastiglie in. Cos'è, pasta di turchese, anche le gocce, e poi per abbinare ho fatto anche un ciondolo che è fatto in questo modo qui, con un po' di ghirigori qua. Queste perline, non so se vedete, sono dei cipollotti, mentre queste perline sono sempre in pietra di, cioè in pasta di turchese. Ed è tutto come sempre rifinito qua con questa finta, non è nemmeno qua alcantara, ma questo non so nemmeno cosa sia, dovrebbe essere finta pelle, effetto tessuto, boh. E infine l'ultimo lavoro che ho fatto, che infatti il ciondolo non ha ancora il gancetto, sono questi orecchini qui, che volevo, diciamo, fare qualcosa di molto molto colorato, perché appunto un po' di sole, un po' di caldo, cominciamo a mettere le cose estive, mi piaceva l'idea di poterci abbinare qualche elemento un pochino più colorato. Retro rifinito in questo modo. E questo devo ancora appendere su qualche catena, non lo so, qualche laccetto. Quindi,
Spero di essere stata abbastanza breve, non vorrei annoiarvi. E niente, io adesso sicuramente non potrò fare tanto in questo periodo perché mi si progetta un periodo molto molto intenso, però appena faccio qualcosa, insomma, poi spero ci rivediamo in un altro video, spero il prima possibile. Ciao!